entro in una città abbastanza famosa nell'Antico Testamento, la città di Gerico. Ricordate che la città di Gerico ha avuto quella grande vicenda delle mura crollate come segno forte che Dio era dalla parte di Israele. Non fecero battaglia, non fecero nessuna incursione, il Signore gli domandò semplicemente di girare intorno alle mura per un numero di volte e l'ultima volta di suonare le trombe, e alla fine proprio di quel gesto, mentre suonavano le trombe, le incrollabili, inaccessibili mura di Gerico crollarono, gli israeliti poterono entrare dentro questa città, così famosa nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento è famosa per un altro motivo. Gesù attraversa questa città e proprio in quella città c'era un uomo che, dice il Vangelo, era basso di statura, si chiamava Zaccheo. Siccome la folla gli faceva ressa, lui voleva vedere Gesù, lui, capo dei pubblicani, si arrampica su un sicomoro, è l'unico modo per riuscire a vedere Gesù. E il motivo per cui sono salito su questo ancone è perché, essendo io come Zaccheo basso di statura, era l'unico modo per tenere sott'occhio un po' tutti, perché se fossi rimasto al tavolo avrei visto solo le prime file. Quindi con Zaccheo condivido più cose: l'essere peccatore innanzitutto e ingegnarmi anche io di salire sul sicomoro di turno per poter vedere qualcosa. Detto questo, sono molto contento anch'io questa sera di essere qui a Terni. Non è la prima volta e ogni volta è sempre, ho sempre trovato molto affetto, molta accoglienza, e questo mi commuove sempre, perché capisco che l'affetto e l'accoglienza non è tanto nella mia persona, che davvero non conta niente, quanto per quella parola di Dio che in una certa misura crea sintonia tra di noi, ci fa capire, rende visibili tante esperienze della nostra vita, fino al punto che se ne ha così tanta nostalgia da trovare anche situazioni fuori, in mezzo a una settimana, giovedì alle 9 di sera, pur di andare a sentire una parola che sappia di Vangelo. Quindi spero questa sera di non portare nessuna delle mie idee, ma di cercare di essere quanto più possibile fedele a quello che il Vangelo ci insegna su un tema bellissimo, ma anche molto rischioso, che è il tema della santità. Sapete perché? Quando pensiamo alla santità, inevitabilmente il nostro immaginario si tinge di tutto quello di cui sono fatte le nostre chiese, anche questa chiesa bellissima di San Francesco, al di là di questa architettura già così bella, ha delle opere d'arte, dei santi messi in alto su dei piedistalli, santi a cui dobbiamo rivolgerci alzando lo sguardo. E quando pensiamo ai santi così, pensiamo che i santi hanno sempre i piedi un po' per aria, non ce li hanno proprio per terra, non calpestano proprio la nostra stessa terra, non hanno proprio la nostra stessa storia, si trovano un po' più su loro, forse a mezz'aria. E questo è un problema molto serio, perché non è così. I santi hanno calpestato la nostra stessa terra, hanno attraversato le nostre stesse domande, le nostre stesse crisi, hanno avuto i nostri stessi problemi, molte volte hanno avuto anche i nostri stessi peccati. E il favore peggiore che possiamo fare ai santi è togliergli l'umanità per lasciargli semplicemente l'aureola. Guardate che l'ammirazione a volte nei confronti di qualcuno ci fa dimenticare anche tutto il suo lato umano. Il Vangelo invece, perché è proprio reale, riconsegna costantemente non l'aureola alle persone, ma la loro umanità. Per questo il Vangelo non ha mai paura quando deve parlare dei santi. Il Vangelo brulla di santi, di gente per cui abbiamo costruito le grandi basiliche. Pensate a San Pietro, a San Paolo, pensate a Maria, pensate a Giuseppe. Eppure tutte queste persone che erano gente nostra, gente tra noi, il Vangelo non ce le riconsegna mai con l'aureola, ma ce le consegna sempre con la loro umanità. Voglio farvi un esempio. Uno dei complimenti più belli che Gesù fa nel Nuovo Testamento lo dedica a un personaggio straordinario, unico, originale, un po' strano, è Giovanni Battista. Dice Gesù: tra i nati di donna non c'è nessuno come lui, nessuno. Tra i nati di donna non c'è nessuno di più grande di Giovanni Battista. Ma subito aggiunge Gesù: ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E già questa cosa rimane un po' misteriosa per me. Giovanni,
che aveva un fascino straordinario, non perché faceva discorsi complicati. Per esempio, Giovanni non fa nessun miracolo. E nel Vangelo viene scritto: Giovanni non ha fatto nessun segno, non ha compiuto nessun miracolo. Il più grande miracolo di Giovanni è aver preparato la strada a Gesù. Tutto quello che Giovanni dice di Gesù è vero, tutto quello che dice del Messia è vero. Allora, quest'uomo che è credibile, che è essenziale, che affascinava tutta la società, dalle persone più ricche alle persone più povere, dai farisei, dai dottori, anche alla gente più semplice, più ignorante, i grandi, i piccoli, gli anziani, i bambini, Giovanni Battista esercitava un fascino su tutti, completamente su tutti. Inevitabilmente, quando uno pensa a Giovanni Battista, lo pensa già con questo alone di santità che lo circonda. Eppure, nel Vangelo, a un certo punto viene annotata questa cosa. Lui si trova chiuso in carcere, poco tempo dopo sarà ammazzato, secondo quell'intrallazzo che tutti sappiamo, gli taglieranno la testa, e proprio lì, nel momento in cui lui sta per concludere la sua vita e sta per morire in una maniera drammatica, lo assale un dubbio. Lo assale un dubbio che forse Gesù non è veramente il Messia. Allora manda i suoi discepoli, dice: andate a domandargli, è proprio lui quello che stavamo aspettando o dobbiamo aspettarne un altro? Voi sapete che Gesù risponde dicendo: andategli a dire quello che vedete, gli zoppi camminano, i ciechi hanno recuperato la vista, i muti parlano, cita le profezie, no? Ma la cosa che a me commuove di questo racconto, lo sapete qual è? Un uomo come Giovanni Battista a un certo punto ha una crisi di fede, non sa più se credere in quello che ha sempre predicato, detto, creduto, indicato, testimoniato, affascinato folle, battezzato. Sapete perché vi dico questo? Perché non dobbiamo sentirci strani se certi dubbi a un certo punto assalgono anche i nostri ragionamenti, il nostro cuore. Se dopo intere vite in cui abbiamo pensato di fare la cosa giusta, ci assale la sensazione che forse è stato tutto inutile quello che abbiamo fatto, che forse non è vero niente, che ci siamo illusi, che abbiamo illuso gli altri. Se il Vangelo non censura una crisi così, è per dire che nessuno di noi può permettersi di far finta di niente davanti alle proprie crisi. E se Giovanni Battista si è fatto santo, si è santificato non soltanto perché gli hanno tagliato la testa, non soltanto per la fama che ci aveva, ma perché ha attraversato anche la notte buia del dubbio, di una sua personale forma di ateismo nei confronti di Gesù, questo significa che c'è speranza per ciascuno di noi. Cioè, tutte le volte che leggiamo il Vangelo, più che vedere i buoni esempi, dovremmo vedere come riescono a vivere i cattivi esempi loro, le loro cadute, le loro defaianze, i loro peccati, la loro miseria, i loro tradimenti. Ecco, in questa esperienza di miseria è lì che impariamo davvero che cos'è la santità, perché il Vangelo ci insegna che la santità non consiste tanto nel rimanere in piedi, ma la santità consiste nel rialzarsi dopo essere caduti. La santità è sempre un'esperienza di resurrezione, e la resurrezione presuppone una morte, e tutti noi, per un motivo o per un altro, attraversiamo l'esperienza della morte, che non è semplicemente la morte fisica che ha a che fare alla fine del nostro viaggio della vita e che a volte potrebbe toccarci a 20 anni o a 50 o a 100. Fratelli miei, è un viaggio, non sappiamo quando prima o poi dovremmo rendere conto della fine di questo nostro viaggio, ma sono quei piccoli passaggi di morte che tutti noi viviamo, o perché abbiamo sbagliato, o perché abbiamo perduto la strada, o perché qualcuno ci ha fatto soffrire, o perché ci sono accadute delle cose che ci hanno fatto cadere nella morte. Come ci si rialza dalla morte? Come ci si rialza dall'esperienza della morte? Come ci si rialza da una malattia che ti tiene paralizzato per 38 anni su una barella? Vi ricordate il paralitico vicino alla piscina, all'ingresso di Gerusalemme, per 38 anni paralizzato lì, 38 anni, finché non incontra Gesù che gli domanda: vuoi guarire?
a un uomo che per 38 anni è rimasto così, in quella situazione. O quella donna ripiegata su se stessa. O Lazzaro chiuso dentro quel sepolcro. O tutti i peccatori che in Gesù hanno trovato il perdono. Tutte le esperienze di morte cambiano perché ci si lascia raggiungere da un amore che ci mette in piedi dentro la nostra morte. Allora, se noi dovessimo definire che cos'è la santità, dovremmo dire che la santità è questa morte e quest'amore che ci riscatta dalla morte. È questo amore che ci viene a cercare nelle nostre situazioni di morte e ci rimette in piedi. Sapete, io credo che tutte le nostre giornate sono fatti di momenti di pieni e di vuoti, momenti in cui tu benedici la vita e momenti in cui magari non lo dici ad alta voce, ma dici: ma chi me la fa fare? Chi me la fa fare di aver detto di sì a una persona, di averla scelta per amare, di aver messo al mondo un figlio, di aver fatto quel lavoro, di aver fatto quella scelta? Tutti noi viviamo momenti di vuoto, momenti di smarrimento, momenti in cui ci gira la testa perché abbiamo perso di vista l'orizzonte di significato della nostra esistenza. Come ci si fa santi così? Diciamolo meglio: come ci si fa santi da normale? Da normale. Io credo che questa sia la grande sfida che ci mette davanti agli occhi il Vangelo. Cioè, giocarci la santità nella normalità. E sapete, siamo in un tempo particolare dell'anno, sta per affacciarsi la grande ondata delle influenze. Adesso ci troviamo nella fase delle para-influenze. Ci sono un po' i sintomi, ma ancora non è arrivata l'influenza. Mi sono affacciato in farmacia qualche giorno fa per prendere precauzioni, per prendere un po' di medicina, perché non mi sentivo molto bene, e dicevo: ma forse l'influenza. Allora il farmacista mi ha guardato con benevolenza e mi ha fatto: presto, a dicembre ci sarà la serata. Io, grazie, adesso mi esco consolato, ho ancora un mese. Vabbè, al di là di questo, per dirvi che cosa? Che ci troviamo in un tempo in cui sappiamo che per riconoscere l'influenza dobbiamo vedere i sintomi. Qualcosa del genere succede con la santità. La santità la si riconosce solo dai sintomi. L'idea invece che ci è stata inculcata della santità suona un po' così: santo è uno che si comporta bene. No, non è sempre così. Non definiamo una persona santa perché si comporta bene. Peggio, santo è uno che ha capito tutto. Peggio ancora, santo è uno che ha capito la volontà di Dio e la vive. Questo significa che noi siamo ignoranti di santità, perché molto spesso, come vi dicevo, proprio perché la santità si gioca sulla nostra normalità, i santi non sempre si sono comportati bene, hanno sbagliato anche loro, non sempre sapevano tutto o avevano capito tutto, non sempre avevano pensato giusto sulla volontà di Dio. Quando il Signore parla a San Francesco, visto che ci troviamo in una chiesa lui dedicata, e gli dice: Francesco, vai, prepara la mia casa che, come vedi, vai in rovina. Sapete che cosa aveva capito Francesco? Che Dio si rivolgeva alla chiesetta di San Damiano. Allora Francesco, con una grande obbedienza, prende le pietre e comincia a rimettere a posto la chiesetta di San Damiano. Ma voi sapete che Dio non si stava rivolgendo alla chiesetta di San Damiano, parlava della sua chiesa, di tutta la sua chiesa. Ma Francesco questo l'ha capito con il tempo, l'ha capito finché ha potuto, e lo ha visto nel tratto della sua vita che il Signore gli ha dato di vivere. Non ha visto fino in fondo quanto lontano poteva andare a finire la sua esperienza di santità e di conversione, quanto 8 secoli di storia sarebbero stati attraversati dalla santità del poverello di Assisi. Vedete, io credo che noi non sappiamo fino in fondo quanto lontano ci portano le decisioni che prendiamo oggi. Quando diciamo di sì a qualcuno, quando decidiamo di amare o di metterci in gioco, noi non sappiamo
quanto lontano può portarci quella decisione o quell'esperienza. I santi non sanno fino in fondo come andrà a finire la loro storia, sanno soltanto di essere profondamente amati e che andrà a finire bene, ma non sanno come questo molto spesso accadrà. E anche quando si perdono, fanno l'esperienza di sentirsi cercati dentro il loro smarrimento, dentro il loro buio. Anzi, pare che il Signore proprio a queste persone, di più a queste persone, le metta nelle condizioni di smarrirsi, di perdersi, di confondersi. Proprio a loro, noi che li guardiamo come buoni esempi. I santi non sono buoni esempi, sono testimoni. E la differenza è essenziale, perché il buon esempio è uno che fa bene quello che deve fare. Il testimone è uno che mostra con tutta la sua vita quanto sia vero quello in cui crede. Lo mostra, non finge, non indossa la maschera, non fa sentire l'altro piccolo, banale, sbagliato. I santi non fanno questo. Molto spesso pensano di essere gli ultimi, i peggiori di tutti, quelli che non avrebbero diritto a nulla. Certe volte uno legge le vite dei santi e si accorge che la loro preghiera non era una preghiera complicata, molto spesso era una preghiera fatta solo di una parola: grazie. Grazie perché hai amato me che non valgo niente. Grazie perché sei venuto a cercare me. Io non trovo niente di interessante in me, Signore. Eppure tu hai cercato me, hai voluto me. E lasciarci guardare con uno sguardo che è completamente diverso. Allora, se i santi non sono quelli che si comportano bene o quelli che hanno capito tutto, chi sono i santi? Cioè, qual è il sintomo che ci dice che lì c'è la santità? Tu ti accorgi che una persona è santa da un unico grande sintomo: la gioia. Però voglio spiegare per bene che cos'è questa gioia, perché la gioia non è per forza il sorriso, non è per forza un'emozione positiva. La gioia di cui parlo è una gioia che può dare solo Gesù Cristo, ed è la gioia di percepire la vita come qualcosa di pieno, di sentire che la nostra vita è piena, una pienezza di vita. Questo non ci risparmia niente in termini degli stessi problemi degli altri, delle stesse domande degli altri, delle stesse crisi degli altri, ma uno che ha cominciato a guardare le cose secondo la santità indicata dal Vangelo non le avverte più come mancanze, ma come una maniera attraverso cui si manifesta in pieno. Voglio farvi un esempio concreto per spiegarlo. Quando tu non vedi la tua vita secondo l'ottica del Vangelo, diventi solo esperto di quello che ti manca. E certe volte, se noi ci mettiamo a domandare: dimmi le cose belle e dimmi le cose brutte della tua vita, se noi mettessimo due fogli uno accanto all'altro, ci accorgeremmo che ci sarebbe molto chiaro e facile fare l'elenco delle cose che non vanno, di quello che ci manca. Noi siamo esperti delle nostre mancanze. Noi facciamo ruotare la nostra vita attorno alle nostre mancanze. Le nostre decisioni vengono dalle nostre mancanze. Il nostro umore viene dalla mancanza. Le nostre emozioni vengono dalle mancanze. I nostri ragionamenti nascono dalle mancanze. Ma il Vangelo non ti dice che non è vero che ti mancano queste cose, ma ti dice: amico, c'è anche un bicchiere mezzo pieno. Sei capace di vedere anche il bicchiere mezzo pieno? Una persona che ha fissato lo sguardo sul vuoto, a un certo punto si convince che la sua vita è solo vuoto. E questo che ci distrugge. Pensare che esiste soltanto metà del bicchiere, e la metà del bicchiere che esiste è quello mezzo vuoto. Come se il Vangelo volesse spingere ciascuno di noi a recuperare invece una visione più realistica, a dire che il bicchiere non è solo fatto di una parte mezza vuota, è fatto anche di un mezzo pieno. E se la tua vita vale la pena, vale innanzitutto per quella metà piena. Ma qual è questa parte piena della nostra vita? Esiste veramente? Quando qualcuno ci dice che dobbiamo ascoltare il Vangelo, non sta dicendo che dobbiamo soltanto ascoltare le storie scritte nei quattro Vangeli che incensiamo, baciamo e leggiamo ogni giorno. Sta dicendo che dobbiamo lasciarci raggiungere da una buona notizia,
Ogni giorno c'è una buona notizia, cioè c'è una parte piena della nostra vita. Dice, ma se tu venissi in casa mia, ti accorgeresti che non c'è niente di pieno, che siamo uno contro l'altro, che ci sentiamo soli, che ci scontriamo, che non trovo lavoro, che penso di aver sbagliato tutto e che non riesco a parlare con quella persona e che non riesco a perdonare quell'altro. Vedete, una persona che non si lascia cambiare lo sguardo dal Vangelo sa soltanto salmodiare il proprio vuoto, sa soltanto fare l'elenco di ciò che manca. Noi non sappiamo fare un elenco invece di ciò che è pieno, di ciò che c'è, di ciò per cui la nostra vita dovrebbe valer la pena. Perché vedete, a volte per andare avanti nella vita non c'è bisogno di molti motivi, ma almeno di uno sì. Voi ce l'avete un motivo per cui svegliarvi la mattina? Guardate che possiamo svegliarci la mattina almeno in due modi: o non avendo un motivo e facendo finta di niente, quindi, cioè per affrontare la giornata facciamo finta di niente, non ci poniamo questa domanda, siamo infelici ma cerchiamo di non farci domande, così non soffriamo di più. Oppure perché troviamo finalmente il coraggio di farci questa domanda e di trovarlo un motivo, uno, per cui tutto vale la pena. E sapete, questo motivo non lo troverete nella vostra testa. Non è un motivo che tu tiri fuori con il ragionamento. A volte è un motivo che incontri perché è il volto di qualcuno, è una situazione concreta, è qualcosa che ti tiene inchiodato e che però ti dà anche il motivo di andare avanti. Certe volte noi andiamo avanti soltanto per amore di qualcuno, perché c'è qualcuno dentro la nostra vita, perché c'è un motivo che il Signore ci ha dato che ci aiuta ad andare avanti nonostante tutto. Tu devi cominciare a leggere la tua vita a partire da questo pieno, ma non basta soltanto leggere la tua vita a partire da questo pieno, devi cominciare a prendere delle decisioni a partire da questo pieno. E sapete qual è la decisione più grande che tira fuori la santità? È che tu osi la vita, osi, trovi di nuovo il coraggio di prendere il labbro, di fare delle cose, di scommettere. Non è che trovi un motivo per cui sopravvivere, trovi un motivo per cui vivere, che è molto diverso. Se il Signore ci ha dato la vita, e Dio non si sbaglia ad averci dato la vita, allora significa che in ciascuna delle nostre vite c'è almeno un motivo per cui la nostra vita vale la pena. E trovare la vita spirituale, la fede, non significa tenere contento Dio perché diciamo le preghiere e partecipiamo alla messa la domenica. Significa permettere a Lui di darci l'opportunità di riguardare la nostra vita a partire da quello che ci ha annunciato, di scoprire come dentro la nostra vita c'è un pieno che riscrive tutto. Ecco, quando tu hai trovato quel pieno, cioè quando tu hai trovato quel motivo, non vi dico nemmeno tanto trovarlo quanto intuire che c'è, sentire dentro di te che c'è questo motivo, tu stai cominciando a capire che cos'è la gioia. Perché la vita non contempla la neutralità: o sei felice o non lo sei. Non esistono vie di mezzo. È troppo poco pensare che i santi sono buoni. I santi sono felici, non sono buoni. E sono felici non perché gli va tutto bene, sono felici perché hanno messo a fuoco il motivo per cui la loro vita vale la pena. In fin dei conti, quando tu dici che quel motivo magari è tuo figlio, una tua missione, una cosa che fai, qualcuno a cui vuoi bene, è sempre Gesù nascosto in queste persone, in queste situazioni. Ma Gesù non è mai qualcosa di astratto, è sempre incarnato nelle situazioni concrete della nostra vita. Quando Lui ci chiede di aggrapparci a Lui, ci sta chiedendo di cercare dentro l'umanità della nostra vita questo, Lui, Lui nascosto nel volto di qualcuno, Lui nascosto in una situazione precisa, Lui nascosto nello spazio e nel tempo. Non è forse questo il mistero dell'incarnazione? Ecco, io credo che nessuno di noi
può andare molto lontano nella vita soltanto se si comporta bene. E penso che tutti noi abbiamo sperimentato come, sapete, a me questa è una cosa che brucia particolarmente, perché dopo il terremoto del 2009, diverse persone che io stimo, a cui voglio molto bene, mi hanno fatto questa domanda, che è una domanda seria. Dice, ma che abbiamo fatto per meritarci questo? Quando una persona soffre, ha il diritto di farsi questa domanda. Che cosa abbiamo fatto per meritarci questo? E uno comincia a guardare, cercando dentro di sé, la propria vita, una colpa. Dice, ma io, a messa ci andavamo la domenica. Più o meno cercavamo di essere onesti. Andavamo avanti comunque. Cercavamo di essere accoglienti nei confronti delle persone. Vedete? Ci comportavamo bene. Perché ci succede questo? Questa è la nostra chiave di lettura della vita. Ed è qui che il cristianesimo ci delude. Perché non so se vi siete accorti che solitamente in questo mondo chi va avanti non sono quelli che si comportano bene, sono i furbi, sono quelli che si arrampicano sugli altri, sono quelli che fanno accomitate, sono quelli che sfruttano, sono i violenti, sono quelli che qualunque cosa accada cadono sempre in piedi come i gatti. Ma la Bibbia è piena di preghiere così, che dicono al Signore, perché i superbi prosperano e il giusto invece schiacciato? Perché, Signore? Capite quanto è seria la nostra fede? È troppo poco pensare che la nostra fede ci dice comportati bene e questo farà di te un santo. E cercare dentro questa contraddizione un motivo per cui la nostra vita va avanti, nonostante l'ingiustizia della vita, nonostante io quella persona non volevo perderla, è un motivo più grande di quello che è successo, è un motivo più grande della mia storia, è più grande questo motivo. E pensate che noi abbiamo tutto il viaggio della nostra vita per cercare questo motivo, ogni giorno, un pezzo alla volta. Ma soltanto quando ci convertiamo fino al punto di non concepire più la nostra vita come una mancanza, ma come la ricerca di una pienezza. Io posso passare molto tempo della mia esistenza semplicemente a lamentarmi, o posso passare molto tempo della mia vita cercando che cosa fare, quale decisione giusta prendere, come affrontare le cose. Questo è lo sguardo del cuore diverso dei santi normali, di quelli che sono padri e madri di famiglia, che sono studenti, che sono anziani, che sono sani, che sono malati. Non importa qual è la tua normalità, il Signore ha chiamato te ad essere santo, cioè a cercare di guardare la tua vita a partire dal pieno, non dal vuoto, dal pieno. Sapete come questo può accadere? Non basta deciderlo, non basta la forza di volontà. C'è bisogno di una cosa importantissima, la teologia la chiama l'esperienza della grazia. Sapete che cos'è l'esperienza della grazia? È dire che le persone trovano la forza di fare qualcosa soltanto quando si espongono all'amore. Cioè, se tu ti senti amato, trovi anche la forza di fare una cosa diversa. E se molto spesso noi non riusciamo a fare qualcosa di diverso, è perché non ci sentiamo amati. Capite qual è il motivo per cui Gesù è venuto al mondo? Non è venuto al mondo per darci un nuovo decalogo, per darci nuove regole, ma per dirci la verità più profonda di tutte. Tu sei amato. Tu sei amato. E Dio non è solo il tuo creatore, è tuo padre. Rivolgiti a lui chiamandolo Abba, padre. Non apriamo la polemica sulle traduzioni del Padre nostro. Oggi ci fermeremo solo al padre. Io penso che questo sia il messaggio più bello di tutto il Vangelo, capite? Gesù, la cosa più interessante che ci ha detto è che Dio è padre. Che tradotto significa tu sei amato. Questo significa che se tu sei amato non hai più scuse. Non hai più scuse. Perché l'amore ti rende abbastanza libero da decidere qualcosa. Ora, voi mi potrete dire, tu lo dici, ma io non mi sento amato. Come faccio a sentirmi amato?
farmi sentire amato e così mi sento amato. Avete ragione, non è semplice. Ma è qui che si gioca tutta la nostra vita di santità. E questa sera pensavo di consigliarvi tre strade, tre parole, tre proposte per esporci di nuovo a quell'amore che ci fa decidere, quell'amore che ci fa germogliare, a quell'amore che tira fuori da ciascuno di noi la santità. Se tu vuoi lasciarti amare, devi lasciarlo parlare. Capite perché il nostro cristianesimo molto spesso è fallimentare? Perché la nostra esperienza di fede taglia fuori la parola. Guardate che l'unica parola che noi leggiamo è un pezzettino di parola che sentiamo a messa quando andiamo la domenica. Ma tu come vuoi sentirti amato se non lasci mai la parola a uno che vuole dirti che ti ama? Educarsi alla parola significa mettersi nelle condizioni di lasciarlo parlare. E per lasciar parlare qualcuno non bisogna complicare le cose, bisogna imparare a star zitti, a sentirsi rivolte le parole. Queste cose non succedono a te, io lo sto per dire questo esempio, quindi nessuno si senta preso di mira. Però certe volte, quando anche in casa nostra uno litiga con un altro, uno non sta pensando tanto a quello che l'altro gli sta dicendo, sta già con la sua testa trovando il modo per avere ragione. Questa è la mancanza di ascolto. Cioè io non ti sto ascoltando, voglio avere ragione, quindi non mi interessa quello che mi stai dicendo. Devo trovare semplicemente un modo per avere ragione. L'ascolto invece è fatto a un certo punto di fiducia e mettersi lì e sentire che il Signore sta rivolgendo la parola a noi e lo fa ogni giorno, piano. E piano piano si fa spazio dentro di noi qualcosa che è più grande del ragionamento, che è più grande di un'emozione, è un'esperienza, capite? La parola che Gesù ci rivolge, se ce la lasciamo rivolgere ogni giorno, a un certo punto fa arrivare al centro del nostro cuore questo messaggio. Amico mio, amica mia, io ti amo. Lo hai capito sì o no? In fin dei conti questo, permettere a Gesù di parlarci, permettere a lui di rivolgerci la parola. Non è facile questo, però credo che nessuno di noi può entrare davvero in un percorso di santità se non gli lascia la parola. Secondo aspetto, lasciare che ci tocchi, perché non bastano le parole, abbiamo bisogno anche di essere toccati, perché noi siamo fatti di carne, siamo fatti di corpo. Avete mai notato come il Vangelo è pieno di questa concretezza? Certe volte Gesù per guarire la gente la tocca. Io cito spesso un miracolo semplicemente perché mi fa impressione. Quando guarisce il cieco, dice il Vangelo, Gesù sputò per terra, fece del fango, lo mise sugli occhi, capite? Saliva. Mettere, toccare gli occhi, toccare la lingua di una persona, le orecchie, sembra mancanza di igiene, no? No, sapete che cos'è? È intimità. Soltanto le persone che sono in intimità non si pongono il problema della saliva, della vicinanza eccessiva, delle cose, perché c'è intimità. Guardate che se Gesù non ci tocca con intimità, non ce la cambia la vita. E lo fa fondamentalmente attraverso i sacramenti. Io non so se ci avete mai pensato, ma i sacramenti sono la maniera attraverso cui Cristo costruisce intimità con noi. Senza questa esperienza di intimità che tu fai nell'Eucaristia soprattutto e nella confessione, che cosa ti rimane di Gesù se non una bella spiegazione? Abbiamo bisogno di essere toccati, toccati da Lui. Allora, se è troppo poco viverci i sacramenti come rito, sappiate che è troppo poco tenerci di Gesù solo le parole. Abbiamo bisogno di sentirci toccati da Lui e di riscoprire come Lui sta toccando la nostra vita.
Sapete qual è l'ultima persona che l'ha baciato prima che morisse? È Giuda. A me piace sempre pensare che Gesù si lascia baciare per tentare il tutto per tutto con quell'uomo, con quel discepolo. Si lascia raggiungere da quel bacio. Giuda è presente nell'ultima cena, anche lui, anzi proprio lui intinge le mani nel piatto di Gesù, mangia di quella prima Eucaristia della storia. Ma pensate che siccome noi facciamo la comunione la domenica è sicuro che non saremo Giuda quando usciremo da qui. L'intimità che ci salva è quella in cui veramente ci lasciamo raggiungere da lui che tocca la nostra vita. Quando Giuda prende quel boccone e poi esce da casa, l'Evangelista Giovanni, credo, a un certo punto annota questo: uscì fuori ed era notte. Certe volte l'esperienza dei sacramenti per noi è la stessa intimità di Giuda, cioè da una parte ci facciamo toccare da lui, ma dentro di noi è il buio perché non l'abbiamo fatto entrare veramente, perché serve sempre la nostra libertà affinché la grazia di Dio possa operare. Abbiamo bisogno invece di farlo entrare come l'ha fatto entrare Giovanni, come l'ha fatto entrare Pietro nelle sue cadute, come l'hanno fatto entrare tutti gli altri, che in un modo o nell'altro, nella paura, nell'ignavia, hanno fatto spazio a questo Gesù, l'hanno fatto entrare nella loro parte più profonda. Vedete, queste sono le prime due tappe. Esporti all'amore significa lasciargli la parola e lasciarti toccare. Terza cosa, è impossibile sentirsi amati se non lasci che qualcuno abbia cura di te. E questa è la più grande invenzione che Gesù ci ha dato. Dopo quella della parola e dei sacramenti, questa terza parola, sapete qual è? È la Chiesa. Non vi immaginate la Chiesa soltanto come quella del diritto canonico, la Chiesa di pietre, la Chiesa dei preti. No, no, quando parlo di Chiesa sto parlando di un intreccio di relazioni umane. Gesù dice nel Vangelo: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ha santificato le nostre relazioni, il Signore, la Chiesa in cui noi crediamo, la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Questa il Papa presiede nella carità una Chiesa così, cioè un intreccio di relazioni che dovrebbero salvarci per un motivo molto semplice, non perché siamo semplicemente iscritti a un registro del battesimo, ma perché sentiamo che qualcuno ha cura di noi. E sapete quando una persona si sente curata? Quando sente che uno gli vuole bene in maniera gratuita. Io vado ripetendo spesso una cosa che mi ha impressionato. Quando Madre Teresa si aggirava in India e aveva cominciato la sua opera di carità, molti la appoggiavano, ma molti la osteggiavano, e persino tra le persone che l'ammiravano le facevano questo rimprovero, dicevano: ma perché ti vai a raccogliere i moribondi di Calcutta? Dedicati ai bambini, ci sono tanti bambini abbandonati, poveri, sporchi, vai da loro. Madre Teresa diceva: anche da loro, ma devo andare anche da questi. Ma moriranno, tra mezz'ora muore, perché sprechi il tempo? Non è mai sprecato il tempo dell'amore. E capite che Madre Teresa non andava a raccogliere questa gente perché voleva battezzarla o per forza portarla dalla sua parte, ma perché diceva: anche soltanto per pochi minuti della loro vita devono conoscere chi è Dio. Che cosa dice San Giovanni? Chi è Dio? Deus caritas est. Dio è amore. Se una persona si sente amata così, ha incontrato Dio. Lo ha incontrato. Lo cantiamo nelle nostre chiese. Dove è carità e amore, lì c'è Dio. Questo tentava di fare Madre Teresa. Se io amo queste persone gratuitamente, senza ricevere niente in cambio, nemmeno una convenzione, hanno incontrato Dio. Non ci si può salvare senza lasciare che qualcuno abbia cura di noi così. In questo senso, fratelli miei, non ci si può salvare senza la Chiesa. Tutti abbiamo bisogno di questo. Sapete come li chiama il Vangelo di Giovanni?
chiama amici, che non sono per forza soltanto quelli della pizza del sabato sera, o del burrago, o delle vacanze. Sono persone che ci vogliono bene in maniera gratuita, non cercano nient'altro da noi se non quello di volere il nostro bene, volere la nostra felicità. Io credo che soltanto dopo che nella nostra vita abbiamo fatto queste tre cose, gli abbiamo lasciato la parola, ci siamo lasciati toccare, abbiamo permesso a qualcuno di aver cura di noi, solo dopo queste tre cose possiamo permetterci di dire: ah, ma io l'amore di Dio non lo sento, oh, ma io Dio lo sento lontano. Ma ti sei lasciato amare da Lui, così, concretamente. Io vi posso assicurare, un mese vissuto così cambia la vita delle persone, ma non perché gli cambia le bollette o gli stipendi, perché l'esperienza dell'amore, quando è vissuta sinceramente così, fa entrare aria pulita e tu cominci a non vedere più solo il vuoto, cominci ad avvertire il pieno. Solo l'amore ci fa avvertire il pieno della vita. I santi sono quelli che hanno sperimentato questo tipo di amore, che hanno passato la loro vita, a permettere a Dio di amarli. L'hanno cercato lungo. Non hanno mai vissuto un cristianesimo doveristico, un cristianesimo delle regole basta, ma un cristianesimo in cui hanno permesso a Dio di amarli. Con le loro domande, con le loro crisi, con i loro ateismi, con le loro sofferenze, con il loro perché, con la loro rabbia, con il loro dolore, hanno permesso comunque a Dio di entrare con quell'amore dentro la loro vita. Questo mi ha cambiato la vita. Allora vi chiedo scusa se non finisco questo mio intervento questa sera citandovi per forza una parabola, una pagina del Vangelo, ma citandovi poche righe di uno dei libri più letti del Novecento. Sapete che il libro più letto e più venduto è sempre la Bibbia, sempre. Ma il libro più letto dopo la Bibbia del Novecento è stato Il Signore degli Anelli di Tolkien. E non è fantascienza, Tolkien era un cristiano, un cattolico, un uomo che ha saputo parlare di Cristo e del Vangelo attraverso quei racconti. Quello che sto per leggervi credo che sia una pagina del Vangelo ben nascosta nelle parole che Tolkien mette in bocca a Gandalf. A Gandalf che vive un momento molto difficile, devono affrontare la grande sfida, capire se la compagnia dell'anello arriverà davvero dove dovrebbe arrivare. E dice così: Saruman ritiene che soltanto un grande potere riesca a tenere il male sotto scacco. Ma non è ciò che ho scoperto io. Ho scoperto che sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada l'oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore. Perché mi fido di Bilbo Baggins? Forse perché io ho paura e lui mi dà coraggio. Credo che qui ci sia la chiave di lettura di ogni santo. Anche i santi hanno paura, ma hanno lasciato che Cristo desse loro coraggio. Questo li ha resi veramente santi, questo li ha riempiti di luce. Una luce che ha inondato la normalità della loro vita. E l'augurio che faccio a me e a voi questa sera di sentirvi attraversati nella vostra normalità da un coraggio che vi aiuta ad attraversare le vostre paure. Grazie.